Allora, noi lo chiamiamo il genio della lampada, mentre invece nel mondo islamico questo è il jinn. Ora, chi erano i jinn, perché non era solamente uno? Erano questi esseri che non sono umani, non sono divinità, ma vivevano qui sulla terra, e alcuni di questi avevano la pelle blu, alcuni di questi aiutavano gli uomini, come nel nostro caso quello del cartone animato, altri invece erano cattivi, altri erano crudeli, altri invece vivevano appartati, eccetera, eccetera. Quindi il mondo islamico ha questa grandissima tradizione dei jinn, che noi abbiamo tradotto in genio, poi chissà perché l'abbiamo nascosto chiuso dentro una lampada, però voglio dire, questa è la leggenda.